Come faccio a non fare due parole con una persona come Vittorio Orsato? Mi dica lei una sensazione di questo padre, di queste... Mi è sembrato particolarmente eccitante e troppo breve, come una scopata che dura poco, insomma. C'è un elemento erotico con un piacere intenso però breve, quindi avrei sperato che durasse 4-5 minuti di più. Per il resto è più bello di quello di Siena, anche perché appunto ha meno cerimonia e più sostanza, ed è bellissimo il luogo dove avviene, e comunque una forma di agonismo in cui c'è anche un elemento di competizione un po' maligna, quello che caratterizza Siena. Quando penso che abbiamo avuto un ministro del turismo, si chiama Brambilla, che voleva abolire il paglio perché si possono far male i cavalli rompendo sigaretti, penso all'idiozia umana e alla follia, che invece è dimostrata insensata e ingiustificata dal fatto che c'è una grande partecipazione e qualcosa che appartiene al sentimento di chi abita i luoghi. A parte vedere, ho visto le ragazze prima tristi perché la loro contrada ha perso, il loro quartiere ha perso, quindi c'è qualcosa che ha a che fare con la verità delle sensazioni, dei sentimenti, dell'appartenenza, che è la stessa cosa di Siena. E io non ne conoscevo l'esistenza, ho perso la giostra del Saracino ieri e sono venuto oggi a vedere questa bellissima festa di popolo con grande energia e grande vitalità. Ah, sai, è una cosa molto bella questa. Non voglio limitare i Siena, è diversi anche le canti, e questo mi ha colpito. Io ci ho corso tanti anni fa. Ma è giusto, è una competizione in cui c'è solo il cavallo che tiene insieme le due iniziative, però mentre quella tutti la conoscono, questa non la conosce nessuno, l'effetto sorpresa per me è stato molto piacevole, e l'unico elemento che dicevo mi è sembrato un po' così di la durata corta, la corsa finisce subito, uno vorrebbe vederla un po' più lunga, per il resto è tutto perfetto, insomma è un'ottima occasione per misurare e confrontare l'energia, la competizione, l'appartenenza, tutte cose che rendono questo paglio vivo e autentico. Grazie, è stato molto gentile. Grazie.